La rassegna dei cuochi di Villa Santa Maria si arricchisce quest'anno di un nuovo tassello che rende questa manifestazione ancora più conosciuta a livello nazionale. Il motivo ce lo spiega il sindaco Pino Finamore, anche perché in questa prima giornata della rassegna c'è stato proprio questo evento al quale mi riferivo io. Sì, dunque il 13 di ottobre già prima venivano festeggiati nelle regioni d'Italia la festa del cuoco. Quest'anno invece abbiamo voluto concentrare con la Federazione Italiana Cuochi la prima festa del cuoco a Villa Santa Maria. Questo vuol dire che tutte le regioni d'Italia hanno mandato dei rappresentanti, degli chef, e abbiamo concentrato, diciamo, qualcosa come 500-600 cuochi a Villa Santa Maria. È una prima esperienza che noi pensiamo di poter ripetere anche negli anni futuri, e questo, diciamo, anticipa solo di un giorno quella che è la rassegna dei cuochi della Valle del Sangro. Quest'anno arriviamo alla 38esima edizione, quindi arricchisce ancora di più quello che è stato, diciamo, per anni la rassegna dei cuochi stessa. Avremo la possibilità nel proseguo di questi due giorni di avere ospiti come Raspelli, il giornalista Raspelli, avremo uno show cooking di Andy Luotto e avremo anche chef stellati abruzzesi come Iannaccone delle Paiot di Pescara. Quindi, diciamo, una kermesse che fa sì che torni a far trovare tutti i cuochi a Villa Santa Maria per un momento importante dove ricordare anche il santo protettore. È anche un motivo per far conoscere Villa Santa Maria a tanti cittadini italiani che fanno i cuochi e che non conoscevano questa realtà. Assolutamente sì, oggi abbiamo addirittura rappresentanti del Lussemburgo, del Belgio, quindi, come dire, noi siamo già partiti un po' di anni fa nel poter far conoscere il nostro santo e far capire che qui, diciamo, da qui sono partiti anche i nostri illustri cuochi. Noi, come dico sempre, giovani, cerchiamo solamente di mantenere e far conoscere quella che è la tradizione, ma poi tutto sommato la storia di Villa Santa Maria è stata fatta dai nostri avi che hanno molto lavorato. La serata proseguirà con un evento che riguarda strettamente la cucina delle varie regioni. Sì, ogni regione preparerà un proprio piatto regionale, diciamo ci sono 20 regioni, ognuno potrà prendere un ticket e assaggiare varie pietanze. Una parte di questo ricavato verrà donato alle opere caracciolina in beneficenza. Diciamo che la Federazione Italiana Cuochi non è nuova a questo, sostanzialmente lo ha fatto anche adesso nell'ultimo purtroppo terremoto, quindi raccoglie fondi per dare per poi essere donati, insomma. Per finire, come proseguirà questa rassegna 2016? Allora, noi abbiamo ancora una o due giorni fra sabato e domenica. Nella mattina di sabato vi è praticamente un concorso barman dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero. E nel pomeriggio invece abbiamo una serie di show cooking, tra cui anche uno chef vegano, un volto della TV che ci verrà a trovare. E poi la sera di sabato vi è uno show cooking di Andy Luotto. Chiaramente sabato a cena e domenica a pranzo sono aperti i nostri ristoranti dove cucinano i nostri chef villesi. Poi nella giornata di domenica abbiamo un concorso gastronomico la mattina, abbiamo anche la presentazione di due libri di cui uno di uno chef di Roma che vuole fare la presentazione a Villa Santa Maria, e nel pomeriggio ci sarà tutta la parte espositiva gastronomica lungo le strade del centro storico, e la serata concluderà con quello che è il nostro sponsor ufficiale. I nostri sponsor sono De Cecco e Cantina Tollo, ma la De Cecco, insomma, diciamo, sono 38 anni che è fedele, sponsorizza questa nostra manifestazione, a cui, come dire, rendiamo sempre il massimo dello spazio quando possiamo, perché nel corso del tempo non ci ha mai abbandonati. Dei momenti più toccanti di tutta la cerimonia ed è l'offerta che quest'anno l'Unione Regionale Cuochi del Piemonte farà a San Francesco dell'Olio Votivo. È una cerimonia che è nata tantissimi anni fa, quasi agli albori della rassegna dei cuochi, e che si ripete ogni anno. Cioè ogni anno una Unione Regionale Cuochi assume l'onore, perché per loro è un onore, offrire l'olio al loro santo patrono. Olio che servirà per tenere accesa la lampada davanti alla statua del santo che si trova qui in cappella e che durerà per tutto l'anno fino a quando
l'anno successivo un'altra unione regionale cuochi passerà il testimone, cioè sarà la successiva a offrire di nuovo l'olio per la lampada. Quest'anno, come abbiamo detto, è l'Unione Regionale Cuochi del Piemonte, per cui invito qui sul palco il presidente Vittorio Stellino. Adesso il presidente terrà l'olio e Sua Eccellenza Monsignor Spinillo benedirà l'olio, dopodiché il presidente scenderà e accenderà la lampada che poi durerà per tutto l'anno davanti alla statua del Santo. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dice il Signore Gesù: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Preghiamo. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su quest'olio che ti presentiamo nel ricordo di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi. Ravviva nei nostri cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore, perché possiamo riconoscere Cristo tuo Figlio presente nel sacramento dell'Eucaristia, nella Chiesa e nel più piccolo dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'olio è già stato inserito nella lampada, adesso il presidente accenderà la lampada. Accenderà la lampada che sarà poi davanti al Santo per tutto l'anno. E noi, appena la lampada sarà accesa, faremo un grosso applauso al Santo. È stato provato prima. Approfittiamo dell'occasione per pregare tutte le associazioni cuochi che ancora non lo fanno
di venire ogni tanto a visitare il loro santo patrono, i luoghi dove è nato, dove ha sofferto per la malattia, da dove è andato via, non è fuggito, da dove è andato via, per dedicarsi completamente al Signore. Sono luoghi molto suggestivi che noi invitiamo a visitare, siamo disponibili ad accogliere qualsiasi gruppo di cuochi o anche di non cuochi che volessero visitare i luoghi di questo grande santo. Adesso il presidente del Piemonte leggerà una preghiera, perché insieme all'olio ogni associazione cuochi, regionale cuochi, porta anche una pergamena che con la preghiera di quella regione al santo, pergamena che andrà messa al museo di San Francesco Caracciolo. Quindi tutte le associazioni regionali cuochi ritroveranno nel museo sia la preghiera in pergamena e sia l'ampolla con cui hanno portato l'olio. Unione Regionale Cuochi Piemonte, a San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi d'Italia, a te Francesco, nostro patrono, noi cuochi della Regione Piemonte offriamo quest'olio che sia alimento perenne per quella lampada che arde nel luogo in cui, nelle sofferenze, hai incontrato il Signore. Quella lampada, perennemente accesa, sarà un segno visibile della nostra devozione a te, della fede viva in Gesù, pane spezzato per la vita dell'uomo, del nostro impegno a costruire un mondo più umano e fraterno attraverso la mensa che nel nostro servizio quotidianamente prepariamo. Grazie. Sì, viva Santa Maria, 13 ottobre 2016. No, io posso praticare per... Allora, adesso vorrei invitare il presidente Pozzullo. Presidente della FIP, della Federazione Italiana Cuochi, il presidente del Piemonte, ce lo abbiamo già qui, il sindaco di Villa Santa Maria, già chef del Parlamento, e i quali daranno un saluto a nome della Federazione, della Regione Piemonte, di Villa Santa Maria, e poi ci sarà l'assistente dei cuochi d'Italia, padre Pierpaolo, che darà un saluto. Chiuderà Sua Eccellenza Monsignor Spinillo, dopodiché ripartiremo per riportare il santo nella sua sede di chiesa. Sarà un saluto breve. Guardare qua è una bella immagine, guardando tutti questi cuochi. Quando immaginavamo questa festa l'abbiamo immaginata proprio perché, essendo una categoria di lavoratori, non ha orari, non ha giornate di festa, diventa difficile organizzarsi per venire a visitare San Francesco Caracciolo, il museo, Villa Santa Maria. E abbiamo pensato a questa occasione proprio per essere qua presenti in maniera massiccia, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Val d'Aosta, con le regioni più lontane, dalla Friuli, Lombardia e quant'altro, e addirittura da, la delegazione del Belgio, che è presente in quasi o sempre tutte le nostre manifestazioni. Mi collego a Sua Eccellenza e chiudo dicendo che adesso, dopo tutta questa giornata, è il momento di esaltare i nostri territori, il gusto dei nostri territori, e quindi, dopo aver portato il santo nell'altra direzione, daremo via, io dico, alle danze, al nostro percorso gastronomico, che ricordiamo che nasce con l'idea, insieme ad altre manifestazioni, per la solidarietà, in quanto parte del ricavato sarà donato all'opera missionaria caracciolina. E quindi ringrazio di cuore tutte le regioni, tutti i cuochi che hanno partecipato a questo percorso, ma non dimenticare soprattutto a tutti i cuochi, ai docenti, agli allievi delle scuole alberghiere, che mi rendono felice, ne sono tanti, che hanno onorato la manifestazione, chiudendo ovviamente con, ricordiamo sempre, l'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria,
E permettetemi, non so se si potrà fare stasera, penso di sì, ma farà freddo, Pino, ringraziare Pino Finamore, è stato, non dico un supporto, fa parte della Federazione Italiana Cuochi, sindaco di Villa Santa Maria, ma forse questo evento, se non ci fosse stato istituto, e Pino Finamore, non l'avremmo potuto concretizzare e rendere bello così come è stato, a mio avviso. Grazie di cuore a tutti. Presidente Spini, Stellini, sì, grazie. Amici, amiche, e devo dire che faccio riferimento a quello che è stato detto prima, che è un onore essere qua. E quando mi hanno detto se volevamo partecipare sotto questa forma all'iniziativa, non la conoscevo questa formalità, però avevo accettato perché ci fa piacere, siamo disponibili sempre. E poi ho avuto occasione di informarmi meglio su quella che era la caratteristica del perché, e partendo da Pio XII, 1939, un po' di informazione me la sono fatta e mi sono reso conto che aveva un significato molto importante e che quindi c'era una motivazione molto significativa essere qua, e questo è stato importante per me, ma è stato importante anche per i miei colleghi del Piemonte tutti. In questa occasione specificatamente c'è Cuneo e Novara come Piemonte, ma rappresentiamo il Piemonte, ed è stata una soddisfazione incredibile. Ho una certa età, quindi giornate belle ne ho fatte un bel po', insomma, sono contento di quello che ho fatto. Questa è una delle giornate belle, secondo me, una bella giornata, una bella presenza, e molto soddisfatto di essere qui in questa giornata, in questa forma. Quindi ringrazio soprattutto l'organizzazione, il presidente Pozzullo, che ha permesso anche di essere qua noi come regione. È stata una giornata magnifica. Ringrazio anche l'amico Pino per l'ospitalità che abbiamo ricevuto, come sempre molto grande, grazie. E un saluto a tutti, grazie. Allora, la giornata è stata intensa e lunga, quindi sarò brevissimo, non mi voglio ripetere perché ho già fatto due interventi, però volevo sottolineare una cosa. Innanzitutto che vi è una grande gioia nel vedere, insomma, questo immenso lungo corteo di cuochi lungo il corso di Villa Santa Maria, e poi ricordare un po' a me stesso e a tutti noi che questa manifestazione arriva oggi, ma parte un po' da lontano, nel senso che già qualche anno fa San Francesco Caracciolo veniva portato, diciamo, in pellegrinaggio in giro per l'Italia. I miei concittadini non sempre l'hanno presa bene, nel senso che il santo non si era mai allontanato, e quindi le prime volte è stato un po' duro far capire che avevamo solo l'intenzione di far conoscere la storia del nostro santo. Padre Giuseppe Lucarelli, come dire, ci ha messo del suo, e quindi poi alla fine ha avuto ragione. Noi tutti invece abbiamo, come dire, solo sostenuto questa iniziativa, che grazie, insomma, a Domenico Di Nucci, Antonino Di Lello e anche ad altri tanti cittadini è stata portata avanti. Oggi ci ritroviamo qui perché il sottoscritto, come consigliere nazionale, e l'associazione regionale aveva chiesto al presidente Pozzullo e alla sua dirigenza di poter organizzare la festa del cuoco nazionale a Villa Santa Maria. E prima entrambi ringraziavano il sindaco e Pino Finamore, ma qui comunque c'è il lavoro di tutti, c'è il lavoro di tanti, e quindi sono io che ringrazio Giovanna Ferrante, preside dell'Istituto Alberghiero, così come tutti quelli che collaborano con l'amministrazione comunale, anche quelli che non collaborano, perché bene o male, come dire, il nostro paese, l'avete visto, è una piccola realtà di 1400 abitanti, ma che poi, come dire, cerca di unire le forze quando ci sono i momenti importanti. Ringrazio tutti voi per essere venuti da così lontano e spero possiate portare, insomma, il messaggio di questa giornata
e poter dire che Villa Santa Maria, insomma, vi aspetta, aspetta tanti altri cuochi, e mi auguro che questa manifestazione si possa svolgere anche nel prossimo futuro, nei prossimi anni. Grazie a tutti. A Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, invece, siccome questa è stata per lei una giornata breve a Villa Santa Maria, volevo permettermi di ringraziarla a nome dei miei concittadini, grazie a Padre Raffaele che l'ha invitata, al nostro Padre Generale. Volevo donarle, così per conoscere meglio, quando avrà tempo e se avrà voglia, una guida di Villa Santa Maria che abbiamo presentato, una guida artistico-storico-turistica che abbiamo presentato quest'estate, di cui l'autore è Antonio Di Lello, che è qui a fianco a me, e le volevo anche donare a nome dell'amministrazione comunale un quadro che raffigura lo stemma del comune di Villa Santa Maria e l'immagine di San Francesco Caracciolo, per ricordare questa giornata in cui lei ci ha fatto visita. La ringrazio a nome di tutti, grazie. Io devo solo aggiungere pochissime cose. Innanzitutto, come vedete, oggi non è presente Tonino De Santis, purtroppo è mancata la mamma, e quindi è vicino a noi spiritualmente. Domani faremo i funerali e, insomma, lo ricordiamo, almeno io l'ho ricordata la mamma, perché l'ho conosciuta bene quando ero parroco qui in questi paesi, nella messa. E un'altra cosa che volevo dire, mi associo a quello che diceva Rocco, a vedere tutti questi cartelli con tutte queste regioni, molto bello. Ecco, si è arrivati finalmente a stabilire come festa nazionale del cuoco il 13 ottobre. Eravamo Pino Finamore e io in un'assemblea, eravamo vicini quando il presidente annunciò proprio questa, la delibera a votazione di stabilire che in questa giornata non ci fossero altre feste regionali o provinciali, ma tutti i cuochi convergessero qui, in questa piccola cittadina, che sembra proprio la Betlemme al tempo di Gesù. E tu, Betlemme, hai avuto questo onore di far nascere Gesù, sei così piccola. E tu, Villa Santa Maria, hai avuto l'onore di far nascere questo santo che è diventato il patrono di più di 20.000 cuochi, quindi oltre alla federazione altri cuochi che si sono aggiunti. Quindi grazie ancora, lo dicevo prima a Sua Eccellenza, che ero proprio contento che lui fosse venuto qui, perché Monsignor Spinillo è legato a noi caracciolini, noi abbiamo una comunità nella sua diocesi di Aversa. Anche lì una piccola comunità dove operano i laici caracciolini, dove c'è, purtroppo è rimasto solo un sacerdote caracciolino di 80 anni, però insomma vedo che lui è sempre presente in ogni occasione. Adesso ricorderemo anche l'altro padre che è morto un anno fa, e comunque, ecco, Monsignore Angelo è qui con noi, e sono stato proprio contento perché ci fosse questo legame anche con Aversa. E va bene, allora buona festa a tutti e buona continuazione. Bene, prima di chiudere, un ringraziamento particolare lo vorrei fare però anche al nostro parroco Padre Etienne, che si è sobbarcato tutto il lavoro per accogliere tutti gli intervenuti. Chiudiamo, voi tutti sapete che c'è una preghiera del cuoco a San Francesco, quindi quindi ci sarà la preghiera che dirà il nostro presidente. Noi, chi non ce l'ha, chi ce l'ha seguirà, chi non ce l'ha ascolterà e pregherà lo stesso. Dopo la preghiera del presidente ci sarà la benedizione di Sua Eccellenza, quindi riprenderemo il santo e lo riporteremo nella sua sede in chiesa.
I piedi. E penso che chi ce l'ha l'immaginetta può. A umilissimo San Francesco, adoratore e apostolo di Gesù, pane di vita, che rinunciasse ai beni e agli onori terreni per metterti pienamente a servizio di Dio e del prossimo più povero e più bisognoso di aiuto materiale e spirituale. Noi cuochi ti ammiriamo e a te ci rivolgiamo come nostro patrono particolare. Tu che fosti profondamente unito a Cristo, pane spezzato per la vita del mondo, aiutaci a saper promuovere, attraverso la mensa che prepariamo, rapporti più umani e fraterni per contribuire alla diffusione nel mondo della pace e dell'amore di Dio. Infondi in noi, in tutti gli uomini, il desiderio e il gusto della mensa della parola e del pane di vita eterna. Ottieni da Dio grazia e benedizione sulle nostre famiglie e sul nostro lavoro. Aiutaci ad essere sempre degni figli di Dio, per poter meritare di partecipare al termine del nostro cammino terreno alla tua gloria e alla tua beatitudine di tutti i santi nel cielo. Amen. Concludiamo con la benedizione, come sempre, che la benedizione è anche l'augurio fraterno per un cammino intenso, un cammino sempre ricco di desiderio di bene, sempre ricco di condivisione di bene, capace di esaltare il bene più grande che è la carità di Dio. Ringrazio di cuore per l'invito che oggi mi ha fatto essere qui e come dire, un saluto fraterno lo mando di qui anche al Vescovo di Chieti, Monsignor Bruno, che con il quale abbiamo condiviso tanto cammino lì da noi in Campania e con il quale siamo sempre in contatto, per grazia di Dio. E oggi sento di essere qui un po' anche in comunione con lui. Ecco, grazie per tutto questo, ringrazio il signor Sindaco per il dono della guida e lo stemma qui della città, ma la guida perché i nostri centri possono essere grandi o piccoli. Io sono sempre affascinato da tutto quanto di bello vedo intorno a me e la ricchezza delle nostre comunità è davvero scritta spesso sulle mura, scritta nelle forme che nel tempo hanno costituito come il segnale, il segno di una spiritualità intensa della nostra gente. Ognuno dei nostri paesi è come uno scrigno che contiene tantissima ricchezza e siamo davvero grati al Signore per poterla oggi ancora rivalutare, riconoscere, per poter camminare insomma sempre con in spirito di attenzione al bene comune verso il positivo, verso il crescere di ognuno. E allora nel nome di San Francesco e come augurio e saluto invoco su tutti voi la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, cielo e terra. Per intercessione di San Francesco Caracciolo vi benedica e vi custodisca tutti nel bene Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nella grazia del Signore andiamo in pace. Amen.